Amici sportivi, ben ritrovati Antonio e Nicola. Qui con voi vi danno il benvenuto di questa nuovissima puntata di Assassin's Creed 1. Oggi senza Enzo. Sì, giochiamo solo in due e gioco io, perché sono io il miglior assassino qui su Assassin's Creed. E ho giocato tutti gli Assassin's Creed che sono usciti. Bravo, bravo. E adesso, senza tante chiacchiere, andiamo a giocare! E appena, come avete visto Altair, il primo assassino qui su Assassin's Creed. E non ci prendiamo a chiacchiere, andiamo avanti. Stai bene? Lo dicevo che si sarebbe ripreso. Bastardi! Via, via, le ho appena salvato la vita. Salvato la vita? Mi avete rapito, mi avete legato a quella cosa. Animus. È un Animus. Non vi conosco nemmeno. Perché mi state facendo questo? Lei ha delle informazioni che ci servono, signor Miles. Informazioni? Sono un barista, per la miseria. Cosa volete che faccia? Che vi insegni come fare un martini? Sappiamo chi è. Che cosa è? Non so di che cosa stia parlando. Non faccia il finto tonto. Non c'è tempo. Lei è un assassino. E che lo capisca o meno ha qualcosa che i miei datori di lavoro cercano. Nascosto nei recessi della sua mente. Ma io non sono un assassino. Non più. Sì, il suo file lo conferma. Si parla di una fuga. Un bel colpo di fortuna per noi. Che cosa volete da me? Che faccia ciò che le viene detto. L'Animus ci permetterà di trovare ciò che vogliamo. Quando l'avremo preso, sarà libero di andare. Io lì dentro non ci torno. Allora le indurremo il coma e proseguiremo il lavoro. Quando avremo finito, la lasceremo morire. A dire il vero, l'unico motivo per cui lei è ancora cosciente è che questa procedura ci fa risparmiare tempo. Lei è pazzo! Allora, signor Miles, vita o morte? Si distenda. Bene, come avete visto, Desmond Stenditi, deve scegliere tra morte e vivere. Ma perché? Perché Desmond è stato rapito da questi professori. Noi ci occuperemo del resto. Perché lui è un discendente dell'assassino che appena avete visto, Altair. Ho bisogno che ti sdrai, Desmond. Ok, ho capito. E adesso scegliamo? Che cosa scegliamo? Stenditi, noi ci occuperemo del resto. E andiamo! Saggia decisione. Wow, ma dove sono? È all'interno dell'Animus. Sarebbe a dire? È un proiettore che riproduce i ricordi genetici in tre dimensioni. Ricordi genetici? Pare che le serva qualche indicazione. Molto bene. Partiamo dalle basi. Che cos'è un ricordo, signor Miles?
È la memoria di un evento passato. Specifica dell'individuo che ricorda l'evento. Sì, certo. E se le dicessi che il corpo umano ospita non solo la memoria di un individuo, ma anche quella dei suoi antenati? La memoria genetica, se vuole. Migrazione, ibernazione, riproduzione. Come fanno gli animali a sapere quando e dove andare? Che cosa fare? È solo istinto animale. Ora sta discutendo di semantica, signor Miles. Comunque lo chiami, resta il fatto che queste creature conservano delle conoscenze che trascendono il requisito di esperienza personale. Ho passato gli ultimi 30 anni a cercare di capire il perché. Ho scoperto una cosa molto affascinante. Il nostro DNA funziona come un archivio. Contiene non solo le istruzioni genetiche derivate dalle generazioni passate, ma anche i ricordi dei nostri antenati. E l'Animus le permette di decodificare e leggere questi file del DNA? Esatto. Ma c'è un problema. Questo è il ricordo specifico a cui cerchiamo di accedere. Purtroppo, quando tentiamo di aprire quel ricordo, la tua mente si ritrae. Ti manca la sicurezza per entrare nel corpo del tuo antenato. È quello che è successo prima. Sei stato espulso dal ricordo voluto e riportato in una condizione più stabile. Perché? È il tuo subconscio. Fa resistenza. Abbiamo riscontrato reazioni simili su pazienti sottoposti a ipnosi per rimuovere eventi traumatici. Non riescono a saltare direttamente al ricordo specifico. Vanno accompagnati. E anche in quel caso possono esserci problemi. E allora come facciamo? Troviamo un ricordo con cui riesci a sintonizzarti e procediamo da lì. Ti abituerai alla situazione. Non possiamo avvicinarci più di così, quindi dovremo partire da lì. Sto caricando il programma di istruzione. Aspetta, deve esserci un altro modo. Non c'è bisogno che muoia. Bella uccisione. La fortuna favorisce la tua lama. Non la fortuna, l'abilità. Resta a guardare, potresti imparare qualcosa. Davvero? Ti insegnerà a trascurare tutto ciò che il maestro ci ha insegnato. E come avresti fatto tu? Non avrei mai attirato l'attenzione su di noi. Non avrei tolto la vita a un innocente. Io avrei seguito il credo. Niente è reale, tutto è lecito. Un giorno sarai come me, Malik, e comprenderai meglio queste parole. Non conta come svolgiamo l'incarico, solo che sia fatto. Ma non sono questi i principi. I miei sono migliori. Vado in avanscoperta. Cerca di non disonorarci oltre. Qual è la missione? Mio fratello non mi ha detto nulla. Solo che devo essere onorato dell'invito. Pensiamo che i Templari abbiano trovato qualcosa sotto il monte del Tempio. Un tesoro? Non lo so. Ciò che conta è che il maestro lo considera importante. Altrimenti non mi avrebbe chiesto di recuperarlo. Finalmente siamo in gioco e possiamo giocare. Ma che cosa è la nostra missione? Non lo so, ma seguiamo la freccia. La freccia dimostra la via che diamo che dobbiamo andare. Vai, c'è una scala. Saliamo la scala e vediamo. Un altro assassino? Uno dei nostri o è nemico? Usiamo occhio dell'aquila. E che cosa fa? Ci dimostra se è un assassino per ammazzare o un amico. E lui è un nemico? Sì. Vai. Usiamo tirante. Pam. Ucciso. Bravo. È ucciso un uomo. Grazie. Quella deve essere l'arca. L'arca dell'alleanza. Non essere stupido. Quella non esiste. È solo una favola. Allora cos'è? Zitti. Arriva qualcuno. Voglio che superiamo quelle sbarre entro l'alba. Prima sarà nostro! Prima potremo volgere la nostra attenzione su quegli sciacalli di Masyaf! Roberto di Sable, la sua vita è mia. No! Dobbiamo recuperare il tesoro e affrontare Roberto solo se necessario. Si frappone tra noi adesso. Direi che è necessario. Discrezione, Altair. Codardia, vuoi dire? È il nostro peggior nemico e abbiamo l'occasione di disfarcene. Hai già violato 2 principi del nostro credo. Così violeresti il terzo. Non compromettere la confraternita. Ti sono superiore, per titolo e per abilità. Non mettere in questione ciò che dico. E andiamo a prendere il tesoro! Andiamo giù. Vediamo.
Ecco, ci sono di nuovo dei nemici. Siamo di nuovo occhio dell'aquila per vedere. Ci sono dei nemici. E qui sopra è il tesoro. Andiamo giù. E facciamo. Fermi, templari! Non siete i soli ad avere interessi qui. Bene, questo templari. Spiega il mio uomo mancante. E che cos'è che volete? Vogliamo la tua morte! Sangue. Non parlo! Non sai in che cosa ti mischi, assassino. Ti risparmio solo perché tu possa andare a riferire questo al tuo maestro. La Terra Santa non è più sua. Dovrebbe fuggire finché può. Se rimane, tutti voi morrete. Uomini, alle armi! Uccidete gli assassini! Devi scappare. Devi trovare un'altra via di uscita, di entrare. Un'altra via di entrare. Sì, andiamo, dai. Troviamo la via d'uscita per ammazzare quest'uomo. Quella scena ti ha mostrato dove deve andare. Vediamo se la puoi fare. Tu non sai con chi stai parlando. Qui gioca il vero assassino. Allora vediamo. Andiamo lì su. Ecco, ce l'hai fatto, bravo. Era tanto difficile. Saliamo qui. Ancora qua è tutto facile ancora. Non ce n'è difficoltà. Mi mostra anche come devi fare. Passaggio a un ricordo più recente. Dove siamo arrivati? Altair, sei tornato! Rauf. Mi fa piacere vederti illeso, dai. Immagino che la tua missione sia riuscita. Il maestro è nella torre? Sì, sì, sepolto fra i libri come sempre. Di sicuro ti aspetta. Grazie, fratello. Salute e pace, Altair. Altrettanto. Salute e pace. Salute e pace. Ma adesso dobbiamo trovare il comandante, come appena avete sentito. Andiamo, cosa starà scappando? Andiamo direttamente lì. Dove ci troviamo? Non lo so, ma penso che ci troviamo qui in Israele. E dobbiamo. Sì. Dobbiamo tornare al. E dobbiamo tornare dal. Al Mualim. Il nostro comandante. Il nostro comandante? Sì. Ah, ok, ho capito. E dove stai andando? Questa è la via giusta? Non lo so. Hai sbagliato. No, no, qui è giusto, giusto. Non mi ricordo giusto la via, ma la troviamo subito. Penso che adesso dobbiamo andare lì. Eh sì. Qui sopra. Che grande castello di Al-Mualim, il tuo comandante. Penso che è un comandante, ma non mi ricordo giusto. Ok. Dove sta? Come mai è così preoccupato? Entriamo nel castello. Eccolo di ritorno. Abbas, dove sono gli altri? Li hai anticipati sperando di essere il primo a tornare? So che detesti condividere con altri la gloria. Il silenzio è solo un'altra forma di assenso. Non hai niente di meglio da fare. Reco ordini dal maestro. Ti attende nella biblioteca. Sbrigati, su. Senza dubbio sarai ansioso di leccargli gli stivali. Un'altra parola e ti punto la lama alla gola. Più tardi ne avremo tutto il tempo, fratello. Non è simpatico questo. No,
Che gli è? Bene, farebbe se parla di nuovo ci metti l'ama al collo e così. Dai, è un onore. Sei sicuro, Antonio? Il maestro attende all'interno. Dove dobbiamo andare? Chi sopra. Da cosa fugge quell'idiota? Dice al mulino. Altair. Maestro. Vieni avanti. Dimmi della tua missione. Confido che tu abbia recuperato il tesoro dei Templari. C'è stato un contrattempo. Roberto di Sable non era solo. Quando mai il nostro lavoro va come previsto? È la nostra capacità d'adattamento che ci rende ciò che siamo. Questa volta non è bastata. E vuoi dire? Vi ho deluso. Il tesoro? L'hanno preso. E Roberto? Fuggito. Io mando te, il mio uomo migliore, a svolgere la missione più importante di qualunque altra prima d'ora, e tu ritorni da me con nient'altro che scuse e giustificazioni? Io... Non parlare! Non un'altra parola! Non è questo ciò che mi aspettavo. Dovremo organizzare un'altra forza. Vi giuro che lo troverò, maestro. Andrò a... No! Tu non farai nulla. Hai fatto abbastanza. Dove sono Malik e Kadar? Morti. No! Non morti. Malik. Io vivo ancora. E tuo fratello? No. Per colpa tua. Mi hanno spinto fuori dalla sala. Non potevo rientrare. Non potevo fare niente. Perché non hai voluto darmi ascolto? Questo si poteva evitare. E mio fratello? Mio fratello sarebbe ancora vivo! Oggi la tua arroganza ci è quasi costata la vittoria. Quasi? Ho ciò che il vostro prediletto non è riuscito a trovare. Ecco. Prendete. Anche se il tesoro non è l'unica cosa che mi sono portato dietro. Maestro, siamo sotto attacco! Roberto di Sable cinge d'assedio il villaggio di Masyaf. Dunque cerca lo scontro. Molto bene, non lo deluderò. Vai, informa gli altri. La fortezza deve essere pronta. Quanto a te, Altair, la nostra discussione dovrà attendere. Raggiungi il villaggio. Annienta quegli invasori. Scacciali dalla nostra casa. Sarà fatto. Avanzamento rapido a un ricordo più recente. E appena come avete visto, Al-Mualim, nostro maestro, non è soddisfatto con noi. Perché Altair ha fallito una missione. E adesso veniamo attaccati da nemici e dobbiamo salvare il castello e Al-Mualim. Giusto. Bene amici sportivi, ci fermiamo qui e dalla prossima puntata vedrete come difendiamo il nostro castello dai nemici. E con questo vi salutiamo. E non dimenticate di mettere mi piace e iscrivervi al canale se volete vivere con noi tutta questa emozione di Assassin's Creed 1. E con questo vi salutiamo amici sportivi. Ciao, Wagyu!